Ah, naturalmente anche il Basarius può avvelenare. Lava Caverns! Abbiamo finalmente sbloccato una nuova area di gioco. Un po' di varietà. Ancora non si vede un niente, chiaramente. Quindi andremo alla cieca. Evviva! Giusto per il Basarios dovrei iniziare a setupparmi un po' di bombe. Ma vediamo quello che si può fare, ragazzi. Soprattutto con da Gunner, Gunpowder Zero 3. Ecco qua, immediatamente. Oh, qualcosa di utile per avere cose. Sgombro coltello plus. Eccoli qua i ragazzi. Bella, bella Giorgio, che sono sicuro che andrà a stare anche a metà da Paola. Ciao Burzov, ciao Mir, ciao Arturans, bella Sommo. Mica lo sgombro coltello più, ragazzi, iniziamo. Finalmente il bene. Dicevo, siamo appena entrati nelle Lava Caverns. Ho subito spottato quello sgombro coltello plus, preso immediatamente, molto chiaramente. Abbiamo Kazun, Kuluya, ah, yes, il famoso Kuluya Kun il vulcano. È vero. Allora, sì. In generale, probabilmente solo per quest'area di gioco mi vedrete cambiare. Però, una cosa, ragazzi, che vi sorprenderà, ma è per quest'area di gioco io a volte uso i Palamute. Perché è pensata palesemente per navigarla con i Palamute. Nel senso che è molto più rapida da navigare, ma infinitamente con loro. Quindi sto valutando se portare un Palamute in quest'area di gioco anziché doppio palico. Perché, ripeto, semplicemente quest'area di gioco si naviga estremamente più rapida con i Palamute, ma svariati minuti di differenza parliamo in navigazione completa. Quindi sto valutando se portare effettivamente un Palamute anziché appunto fare doppio palico. È una scelta corretta e appunto considererò di prendere. Farò un paio di tentativi, vedremo un attimo dove va il Basarios. Vediamo un attimo come naviga, dove spawna, eccetera. E poi andiamo full Palamute, probabilmente. Se la cosa sarà così, andremo full Palamute. Oltretutto, adesso questa qua sarà. Devo anche sbloccarmi tutti quanti i campi, eccetera, quindi. Yeah. Allora, iniziamola così. Estrazione, roll e anti-engage. Esatto, perché il Basarios così ha fatto Roar. Io faccio subito un Two Charge Slash gratuito sulla sua gamba. Che ripeto, non che mi salvi tantissimo, ma. Estrazione rotolata di nuovo. Ok, va bene, Basarios. È vero, qua c'ha un delay molto più grosso. Però dovrei, esatto, averlo fatto cappottare. Quindi il Basarios credo che posso scalcarlo mentre cade, anche qui. Qui mentre è caldo è di burro. Infatti è già in rage, ma va benissimo così. Allora mi rinfodero così poi posso fare la estrazione scivolata e carico. Adesso non mi dovrebbe prendere. Vediamo un po' se buono sul petto. Posso cancellare con questa qua. Ero posizionato davvero male. Ora, al Basarios in realtà la sfida sarebbe tagliargli la coda più che altro. Perché è quella la parte che effettivamente è complicata. Effettivamente è quella la parte complicata. Perché è tagliabile, ma è un tumore tagliarla. Oh. Sono anche molto danneggiato attualmente.
Bisognerebbe approfittare di mentre il Bateros è morbido per fare il più alto quantitativo di danno possibile. Cambia. Sì, cambia. Rocket, Spike, secondo te un talismano weakness exploit con uno slot da 2 è trovabile? Certo che sì. Sì. Ci sono talismani con weakness exploit più 2, un'altra abilità più 2 o più 3 e anche 2-3 slot. Un 3-2-1. Ci sono, ripeto, per trovare i talismani ci vuole... C'è la prima definizione di Pantheon Charm, li chiamiamo noi in community. Cioè talismani talmente tanto rari che penso che è più probabile che si schianti un aereo. Però effettivamente sono trovabili ed esistono. Ecco, Star di Bonne è una delle cose che anche che mi servono, quindi ottimo ad averlo trovato. Ok. Down di nuovo. Estrazione rotolata. Attualmente fail di un'estrazione rotolata, ma va bene così. Cade? Sì. Carichiamo sulla coda. È difficile. Prendere precisamente la coda è un cancro. Per tagliargliela. Oh. Maledetta codina. Maledetta. Oh, ho fatto lo skip del true charge. E mo vai in rage forte, vai in rage. Ho rimbalzato. Maledetto! Niente, raga, allora I'm giving up. La codina. La codina del male. La sfida è la sfida, ragazzi. Taglia la coda del Basarios, the challenge. È pronta per la cattura. No! Devo tagliargli la coda! Non c'entra niente la cattura, la coda! No! I'm not giving up! Due, tre, e... No! Sì! Quasi! Un fungo. E... Vai! No! E... Oh, buono! Buona la paralisi! Porca puttana! Se non te la stacco adesso... Yes! Yes! Challenge completed! E dovrei spaccargli anche la faccia. Quello che è difficile rompere le parti al Basarios con un'arma totalmente fisica. Sono sicuro che qua con le armi elementali vado meglio. Allora, però, fatemela carba... Dove cazzo sta? Dove cazzo sta? Dov'è la... Ok, eccola. Esatto. Il male. Coda di Basarios. Yes, la coda dalla coda. Una rarità. Consigli per altri pali oltre a quelli di raccolta. Quelli bomba vuoi, li vuoi full bomba. Cioè, tipo con i cosi, le trottole esplosive di slot 1. Lanciascoppi rotanti di slot 1. Probabilmente la mina antimostro di slot 2. E o il razzo bombai al slot 3. Oppure l'incursore scossa allo slot 3. Sì, o razzo bombai o l'incursore scossa
Sono i migliori. Se no la prigione scossa, però la prigione scossa non la userei mai contro in endgame perché you know. I draghi anziani sono immuni alle trappole scossa. Allora. La faccia del magramano si spacca solo quando è in rage. Non mi risulta. Il martellone acqua, sono riuscito a spaccare la testa del Barto Switch. Non penso di averla mai rotta. Grazie per il consiglio. Nice, Shiver. Eh sì, perché ripeto, togliere il fango è una priorità. Altrimenti non gli puoi spaccare la faccia, letteralmente. Armatura di Basarius, vediamo un po'. Defense Boost 2 non ci interessa. Guard può essere utile per alcune armi. Guard e Speed Sharpening è straordinariamente utile, in realtà. Speed Sharpening, Defense Boost. Ok. Load Shells, questo ce lo possiamo usare sulla Gun Lens e sul... Esatto, no, serve per forza livello 2. Mannaccia al male. Vabbè. E... facciamoci scammare da Rondin. Solido. Perché ripeto, in realtà non è tipo contro il Basarios. Se avessi in futuro, contro il Basarios, anziché portare i gatti da raccolta... Se dovessi andare per una caccia, diciamo, abbastanza più seria, ci porterei i gatti bomba, per esempio. O il cane bomba, perché anche il cane può essere buildato per gli esplosivi. C'è una scroll che gli permette di fare danni esplosivi. Tango booster. È vero. È vero, è vero, è vero. La testa del Barot l'ho rotta una volta con il rogo, con il martello, ma ovviamente meno. Sì, allora, la testa del Barot prende per spaccarla, dovete fare danno fisico. Però qual è il punto? È che il fango ti fa fare molto meno danno fisico in primis. Ok, quindi questa è la prima cosa. Ma c'è una cosa, ma c'è un fattore più importante. Il fango ti riduce una marea i danni che fai. Quindi non solo ti impedisci di fare danno effettivamente alla parte che ti interessa, ma proprio fai poco danno. Sto andando a trovare l'altro campo, ragazzi, perché così intanto poi posso prendere le missioni secondarie per sbloccarlo. Vale la pena andarci un attimo. Che dovrebbe essere qua in zona, oltretutto l'altro campo. Non ricordo precisamente dove. No, perché ormai è passato... qua... Sembra che era around here. Devo andare a... tipo là. Là dentro. Sembra. Maybe. Yep. Eccolo qua. Buono. Poi l'altro me lo prendo dopo. Adesso andiamo a fare il Barrot. Così intanto mi sblocco le missioni. Quelle lì per... Ah no, stavolta il Barrot è spawnato in cima. Wow. Ok, no, allora. Qui most likely vedrete che mi toccherà sbloccare anche l'altro campo, altrimenti un tumore. Paro di low, ovviamente, vabbè, certo. Per forza ci mettiamo 20 anni. Se non mi sblocco sti campi ci metto 20 anni a fare il Barrot. L'altro dovrebbe stare proprio qua in cima, oltretutto di campo, di zona potenziale per il campo, se non erro qua proprio. Eccolo qua, discovere questo camp. Devo, poi mi prendo le missioni, vedo quello che devo fare. Mi sembra che erano Uroktor e non mi ricordo quale altro mostro. Oppure uno è una consegna, l'altro è Uroktor.
Però per forza, perché altrimenti se mi spona qua ci metto un'eternità ogni volta. Ovviamente sono istante rimbalzato. Approfittiamone per fare il code. Tanto lui va dritto quando fa sta mossa. Speed sharpening OP. Oh. Ah, è vero! È vero, è vero, è vero, è vero! Hanno reintrodotto il fatto che può failare, anche se faila meno in new gen. Bene. Giochi sempre senza danni? Sì, praticamente sì. L'unica volta in cui riattivi i danni è se c'è un mostro nuovo e me lo devo ancora imparare. In tutti gli altri casi gioco senza danni. A testa calda, letteralmente. Ed è Ride. Bote. Tanto c'ho Speed Sharpening. Sì, con 3 botte al massimo lo faccio. Allora, se lo schianto... Vai. Sembra che se lo schianto su quel geyser di fuoco... Ma no, per... Era... Mi sto sbagliando. Forse mi sto confondendo il geyser. Vabbè. Fa niente. Vediamo un po' se riesco a... lo sapevo, questo era un rischio. Ok. Ok, è pronto per la cattura. Ancora la cosa della coda, purtroppo. Tecnicamente dovrei... Oh, cazzo! Merda, se... Mentre è stato paralizzato avevo anche pensato alla trappola, altrimenti con lo spacca elmi sono sicuro che l'avrei tolta. Va bene, fa niente, su. Andiamo a prendere anche le missioni. Vai a mezz'aria. Ok, titolo live versione sì, esattamente. Perché earplug sui compagni? L'effetto non diminuisce prima dei gatti ti aiutino? No, mai no, assolutamente no. Se un gatto ti avvicino ti fa... Se un gatto ti avvicino ti lo fa istantaneo, ti liberi secondi prima. Soprattutto la cosa più importante è che alcuni mostri da alcuni roar fanno true combo, quindi ti fanno il roar, poi ti attaccano e tu in determinate... con determinate armi se lo fanno tu non puoi fare niente. Quindi per quello che ho i gattini con earplug sono così buoni. Uguale per wind pressure, tremor e così eccetera. Ok, quello, allora uno dei due campi lo posso fare in modo immediato. I deliveries, campo 2. Forse il campo 2 è proprio quello lì. No, il campo 2 forse è quello vicino all'acqua. Ok, mentre l'altra missione secondaria è...
Lava Cavern, Subcam Security, uccidi 8 Uroktor nelle Lava Caverns. Ok, allora questo qua non dovrebbe essere. Oltretutto, purtroppo mi sa però che non ho Hunt X Uroktor nelle missioni. Quelle lì normali però. C'ho Arachnoid. Che voglio dire, volendo posso andarlo a fare. Allora, non mi ricordo quale dei due campi è quello buono. Comunque adesso faccio un'altra missione, poi semmai 8 Uroktor, cioè che cazzo vogliono due. Tenesse acqua. Vediamo un attimo io ho questo qua adesso. Non so manco perché qui ci sono tre posti quando ovviamente. Bella Rerican. Allora, negate wind pressure, ok. Questo non è male, c'è un sacco di negate. Non è airplug però. Name no. È così. E adesso cercheremo un paio di gatti. Bomba. I gatti bomba vogliamo che abbiano tutte le robe esplosive essenzialmente. Quindi le trottole, la mina. Le trottole, la mina e poi di terzo in realtà whatever. Spero in cursore scossa o razzo Bombai. Preferirei in cursore scossa. Ok. Ho detto bene di nuovo. Sì. Ho sbloccato l'accampamento 6. Immaginavo che era quello vicino all'acqua. Vedi, per quei due per lo spawn che è di lì del Basarios. E se spona sopra è meglio il campo quello degli Uroktor. So bad. Quindi sto valutando se magari andarli a fare subito. Sì, ripeto, ci sono tanti palico importanti, ma quello lì è sicuramente uno dei più importanti in generale. Penso alla Dragonite me la danno solamente le zone, quelle lì. I punti di raccolta bianchi. Oh no, anche questi, ok. Ho parlato. Però questi cose. Però è più raro prenderlo da questi qua. Andiamoci. Lantern Bug lo prendo perché è tipo una delle faune endemiche più forti. Per favore. Farei mai un elenco dei migliori gatti per tipologia? Assolutamente sì, Shoga. Farò ricerca su questo, farò una lista e la metterò sul sito. Farò anche sia un video che la metterò sul sito. Non serve che spiego i gatti perché i gatti l'ho già. LOL, perché i gatti l'ho già spiegati in altri video, lo sapete già. Però appunto una lista dei migliori non l'ho mai fatta e quindi vale la pena farla. Ovviamente utilizzando come si dice? Quell'arte di caccia lì e con la spada e scudo sono letteralmente immune. Mi ha preso uguale. Si comporta male, vabbè.
Un, due, tre. Oh. Via. Uno, due, tre, moi. Vai, splash, passo. Vai, passo. Cote. Oh, cote. Tuo arco non serve più focus? No, no, no. 99% delle volte no. Cioè, ripeto, non è che è inutile nel vero senso della parola, però... Totale onestà, potete farne a meno. Così lo brucio pure. Andando verso l'alto, io ho schivato l'attacco. Usando l'arte mi sono immunizzato dalla carica. Sparando con il guard point della spada di scudo mi sono mandato direttamente in perfect rush, perché l'attacco del Basarios, la codata è un attacco leggero, quindi mi ha consentito di fare questa cosa. Sì, effettivamente ottengo anche un oggetto se lo schianto verso la parete corretta. Questa. Non avevo visto ancora il Basarios, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, una grafica pazzesca. Sì, non è tanto la grafica, hanno fatto un bel gameplay update. La cosa che però mi dispiace è che essenzialmente hanno ridotto la necessità, non dico annullato, ma hanno ridotto la necessità di giocare effettivamente armi e pesantemente elementali. In realtà ci sta, io spero che poi quando andranno a reintrodurre il Gravios invece... Non faranno questa cosa qua, quindi lì tu contro il Gravios devi usare armi effettivamente puramente elementali, perché così lo spacchi. Diciamo che così almeno tieni lui un po' come mezzo tutorial. Immunizziamoci. Tieni lui come mezzo tutorial senza... Ah, via. Senza invalidare ciò che viene dopo. Ok. Oh lol. Uno, due, tre. Oh, moi. Non vedo l'ora delle Mainzai. Mamma mia. Contro sti mostri senza Mainzai è abbastanza bruttino uguale. Facciamoci ulteriormente il buff d'attacco, perché why not? Oh. Oh, via. Visto che andrà lì. Ah, è pronto per la cattura. Posso non mi spreco nemmeno, allora. Comunque, è stato massacrato abbastanza da spada e scudo, eh. Attenzione. E comunque, raga, oh, l'ho sciolto, eh. Cioè, considerando il rebounce, eccetera, è stato massacrato. Ripeto, il peccato, purtroppo, è che fino a quando non hai armi AOE che riescano a prendergli bene, il Basarios fa parte di quei mostri che è davvero difficile spaccargli tutte le parti del corpo, again. Perché... è fatto semplicemente di acciaio. È super 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 resistente. No, non c'è il Gravios Rise. Io credo che lo metteranno in Sunbreak insieme a tutti gli altri mostri che hanno palesemente tisato. Quindi ci metter... nel Sunbreak mi aspetto che ci sia lui. Mi aspetto che sia il Gravios, la Nyactor, il Great Gaggi, il Great Jagras, questi qua di base. Perché ha semplicemente senso, ok? C'hanno i mostri base, i Zamtiros, questi qua. Ok. La stiamo speedrunnando praticamente questa qua. Oh, oh, oh. Allora ragazzi, adesso questo gli famo il culo. Speravo di averle sbloccate queste switch skill. Vai. Andiamo un po'.
Ma c'è il crossplay tra PC e Switch? Purtroppo no. Purtroppo no. Dici che il Nergi non tornerà. Io secondo me il Nergigante base, considerando che non c'è in Iceborne, secondo me c'è una buona possibilità che lo repremo indietro. Allora, Dragonite, ottimo. Oh, drop. Ma dai, il Renoplos. You are Tomfa now. Praticamente questa è la modalità Tomfa delle Dual Blade. Gatti. Va bene. Refresciamo attack up. Ok. Il per, ok. Oh, ok. Ok. Oh! Ok. Ed è catturabile, boys. Cazzo, non l'ho ammoiato. The end. Sai che se togli il salvataggio automatico non devi aspettare ogni volta per parlare, è vero, sono maestro. Ma il moltiplicatore di vita dei mostri da missione villaggio alla gilda di quanto è? Non c'è un moltiplicatore, semplicemente quelli della gilda sono più forti. Il moltiplicatore viene applicato solo quando giochi multiplayer.
No, 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 non hanno il doppio della vita. Faranno il doppio della vita, hanno tipo il 30% di vita in più, una cosa del genere. 30% più forti. Le doppie rame, esatto. Delle doppie ramen. Cacce totally clear, sì. Qua ragazzi siamo full speedrun oggi. Che vi devo dire? No, sul Vasarius Guard. No, come si fanno a lanciare le tranquillanti? Devi mirare come se stessi per lanciare un wirebug. Quindi tieni premuto L2. Io devo tenere. Io L1 perché ho switchato i comandi. Ho invertito i comandi. Chiaramente. Oh. Eccolo. Knockout King. Negate wind pressure. Attack up. Ok, questo qua. Lui è perfetto. C'ha earplug e attack up L. Perfetto. Lui è molto buono. Qua. Sì che poi adesso lo faccio, dai. Peccato per lo status. Che intendi? Aspetta. Ah. Almeno mi salgono di livello, non li tengo a livello bassissimo, che sono inutili. Ogni volta che li devo rimettere, che me li devo riprendere, è un trauma. Maledetta. Rondin la scammer. Sì, il villaggio è praticamente un tutorial quasi, cioè a paragone. Sai che non so se. Ora farò un tentativo con la lancia per una roba, ma che non penso funzioni. Mi sto chiedendo: se io faccio poke wire art, faccio in tempo a parare? Punto interrogativo? Proviamo a breve, immagino, ragazzi. Dragonite, dead. Sì, ce la fai, ma è multi-hit il colpo. Quindi avrei dovuto mettere una bomba alla volta. No, giusto questo qua richiede guard up anche in questo gioco. Via dal cazzo, porca troia. Ah, mi sono incastrato sotto il Basarius.
Sbagliato io. Un, due, tre, via. Ah, cazzo, pensavo che stava... LOL. My bad. Mi ha missato? Ok. Troppo presto. Mannaccia maledetti che cambiano i tempismi. Ah. Avrei giurato che quella coda mi era passata sopra. E da tanto che non penso su Switch problemi di rete. Continua a seguire. Aspetta, adesso leggo, eh. Oh. Refresh di attack up. Ci sono delle volte in cui giù, cioè che è talmente ovvio che mi debba colpire che mi sorprende quando non accade. Vabbè. È da tanto che non passo su Twitch per problemi di rete. Ho continuato a seguire tutti i video che hai pubblicato su YouTube. Volevo chiederti una curiosità che ho visto su Dark Souls 3. Quando si arriva alla fine dal boss finale, che nella seconda fase fa una combo di cui fa 4 fendenti in esplosione, sbaglio, è uguale alla combo finale della spadaccia. LOL. Vabbè, ma... Ni. Solo Cinder, intendi. E secondo me è più una cosa scenica che altro. La intendi è simile all'arte di, a una delle arti di Jen, sì, comunque. Allora, secondo la cosa che cambierei alla lancia è un'ottima domanda questa di Uller, in realtà. Innanzitutto io quello che farei è che il counter questo veloce, questo qua, il counter quello normale che si fa con L2 cerchio. Innanzitutto non richiede guardia per essere potenziato whatsoever. E ha lo stesso effetto di quando pari con quest'arte qui. E adesso ho fatto l'arte a caso per far vedere, per dire quest'arte qui. Veramente. E questo dovrebbe avere gli stessi poteri. Questo counter dovrebbe avere gli stessi poteri di quella guardia speciale con la Wear. E inoltre gli darei la quarta poke combo come su Frontier. Quindi 1, 2, 3... 4, il 2 per 4 con un boato di danno in più. E quindi gli dai più reach. Oltretutto su Frontier hanno quello basso, quello medio alto e quello in alto. Così puoi prenderli davvero ovunque, nemici. A questo, se loro aggiungono qualche abilità tipo Deflect, come su Frontier, che praticamente fa sì che quando pari parte del danno viene restituito al mostro, o Obscurity, che ti ripristina l'acutezza quando blocchi, allora lì la lancia potrebbe effettivamente salire di tiro. Quindi un cambiamento alla lancia e uno o due skill in più proprio per lei e per le armi che blocca. Sì, check, ho capito. O quella cosa, con la gunlance sì, gli faccio il culo. Che c'ho una domanda poi, no? L'ho sbloccato il Blast Dash. Reflect plus brr, esatto. Reflect che ha reso letteralmente la lancia broken
Frontier per X tempo. Autoguard Reflect. Deflect. Ah, per me, sì, per me anche il guard up. Ma la lancia, già di fatti, il cambiamento di genere l'hanno fatto, perché mi pare che se rimani in power guard per X tempo, adesso guadagni anche guard up. Sembra. Oh, non ho restoccato, quindi non ho la trappola. Please. Stai dicendo abbastanza bene con gli spawn. Quale abilità usare sulle due? Sono tutte sul sito, Mir. In generale, comunque, water attack up e roba di gestione della stamina per adesso. Tutto. Tutto. Oh. E non pure questo qua non include guard up, quindi ero leggermente dentro il raggio. Mi stavo calcolando gli spazi per farla perfetta. Porca troia, eh. Ma ho pure rimbalzato. Ah, troppo in culo. Che è catturabile. Cambiare? Sì.
Intendo Monster Hunter. Volevo sapere, conosci la saga di God Eater? Yep. Non ci ho giocato tantissimo, ma la conosco. The end. Pam 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 pam. Easy. LOL, sommo. Beh, dire di sì. Attacco un Titan oggi. No. Sono fermo alla fine della stagione precedente. Ah sì, posso fare le consegne a lui, no? Una cosa che... Shuriken per il Palamute, game changer. Ah, sì! Ora i miei Palamute che stanno facendo la muffa possono farla anche con uno Shuriken. È una muffa con uno Shuriken. Sto cercando i bombardieri perfetti, assolutamente sì, che è certo. E ripeto, in realtà ce ne stanno tante di quelle combinazioni di gatti che per forza devo fare una guida sul sito e una guida sul canale YouTube. Sia di gatti che di cani, perché a memoria non me li ricordo nemmeno tutti. Ce l'ho segnati, alcuni altri me li devo segnare. Cioè, so quali devo cercare a naso, però mi devo mettere effettivamente lì e dire ok, questo, questo, questo. Poi accenderò la mia versione Switch, dove in parte l'ho già fatto. E sarò ancora più contento. Ah, ok. Il problema è che fino a quando non fa tipo un raggio. Non praticamente spaccargli la faccia. È inutile. Valerius è velocissimo il riding. È sorprendentemente veloce.
Ok, buono, questa è la mia chance. Cazzo. No! Ho rimbalzato! Vedete, sto utilizzando questa strategia per cercare di danneggiare. Ottimo. Danneggiare il Basarios. Ok, buono. Questa qua, questo qui, questa serie di attacchi che per i suoi punti deboli dovrebbe essere anche quasi morto in teoria. Ah, non mi sono girato abbastanza. Uno. Due. Ma vaffan... Poi. Poi. Ma che cazzo vuoi fare, Basarios? Torna a casa. Mi dà anche super armor oltretutto sta cosa che non è male. Vai. Fai il Basarios speciale. Buono. Sullo sonno questa mappa, troppo lenta da navigare. Sì, questa mappa, ma perché questa mappa, come dicevo all'inizio live, è palesemente pensata per i Palamute. È una di quelle mappe dove o navighi coi Palamute o impieghi 6 aree geologiche. Okay. Infatti dicevo che sicuramente stava lì. Hammer Tackle tra il charge skip. E l'ho fatto vedere. Per esempio, puoi saltare da terra col martello. Fai il wire dash in avanti, premi immediatamente R1. Anziché farti il wire dash, inizi e salti. E puoi fare tutti gli attacchi a mezz'aria del martello praticamente da ovunque, incluso sul posto. E da quello, ovviamente, puoi incatenare anche tutto quanto il resto. Questa è la tech principale. Fammi vedere un po' se ho... Ah, come sto messo gli attrezzi.
Potevano anche mettere qualche insettone in più in giro, soprattutto nella parte iniziale, vero? Vero, vero, vero. Potevano mettere qualche wirebug, great wirebug per navigare meglio la mappa. E hanno deciso di non farlo, però. Perché, ripeto, secondo me le lava cavern sono pensate apposta per farti utilizzare il Palamute, perché loro vogliono che tu usi il Palamute nelle lava caverns. E ripeto, anch'io stesso, che sono, come sapete, Evangelist del doppio gatto maggiore, maggiore, maggiore di gatto cane o doppio cane. Nel Lava Caverns, spesso quando caccio in modo esteso, metto il Palamute perché è semplicemente molto più rapido cacciare con i Palamute. Salvate interi minuti a volte a navigare con i Palamute anziché con doppio palico nelle Lava Caverns. Specialmente se andate di break run e magari volete anche gatherare qualcosa andando avanti. Perdere davvero tantissimo, tantissimo tempo. Si perde davvero tantissimo tempo ad andare di palico, perché le zone sono ampissime e appunto, come avete detto anche voi, giustamente, non ci sono posti effettivi con tipo Great Wirebug che ti fanno delle shortcut notevoli e niente di tutto questo. Troppo. Speravo un minutasse, ma la risposta è no. Doppio Roar for the LOLs, immagino. Grazie mille per il pollo, Luigi. Buono. Moi di corno da caccia. Doppio non me lo aspettavo. Ok. GG per te. Via dal cactus. Qui dovrebbe essere safe. Sì. Ease. Angolo cerchio. Via dai. Oh, si è girato. Bene. Super armor mentre ho questa cosa, quindi super utile. Tagger 100%, esatto. Ero sicuro che l'avrebbe staggerato quell'attacco lì, è troppo potente. Il Basero sta un ruggito di mezz'ora, ma in questo gioco in realtà dura pochissimo e lo potete addirittura ammogliare. In passato col cazzo che poteva demoliare l'urlo del Basarios. Col cazzo proprio. Era letteralmente impossibile, cioè dovevate per forza usare la Earplug. Mentre dopo Ward hanno preso la direzione in cui... Ah, vabbè, è meglio che tutti i roar li facciamo mogliabili for reasons. Che, ripeto, non è manco una scelta sbagliata, però. Poi mi avvelenerò, ma non fa niente. Moi di Encore. Ma che cance... No! Dio, ha fatto il passettino laterale. Ma dai, mi ha annullato la... Ho finito la combo così. Vabbè. Ok, è catturabile. Tolto nell'oblio eterno di corno da caccia, ragazzi. Direttamente nella trappola. E si va. Grazie per aver giocato con noi, Basarios.
Quel maledetto passo, esatto. Quel sidestep. Maledetto. Ciao Ikari, benvenuto. Sì, il fatto è che il corno da caccia ha demotion value del cazzo. Quindi in early game è fortissima e poi scala male in endgame. Però sì, genericamente parlando è un'arma forte, non è debole. Però io preferirei che comunque avessero tenuto dei motion value più alti e magari suonava peggio. For whatever. Ok. Sta zona del male col gradino, eh. Col gra il gradino del il gradino del male assoluto. Oddio mio. Ho capito, è iniziata malissimo perché il Basario si è deciso di combattere su sta conca. Mannaccia al male, raga. Quanto la verticalità rovina sto gioco? È tipo una. È qualcosa che io non riesco a descrivere a parole. E il resto ce ne stanno pochi dei gradini, eh. Ce ne stanno pochi dei gradini, ma quei pochi che ci sono rovinano il gioco. E pensa a te. Dovrebbe essere già morto sto coso, considera. Se la caccia andava bene, era morto.
Oh, un altro gradino del cazzo, porco demonio bastardo. Mannaggia al demonio, mannaggia al demonio. Poi devo fare azioni precise al millimetro e mi arrivano i gradini che mi spostano i mostri sopra e sotto. Cioè, porco di... porco. Non mi fa... Quando sto gioco mi fa bestemmia. Level designer del cazzo. Oh. Che troia. Ecco. Di nuovo, ragazzi, non mi sono attaccato. Non mi sono attaccato al mostro. Ok, è catturato. Cioè, pensa un po'. Cioè, pensa un po' te quanto è scarso. Quanto è scarso lui. Quanto è scarso lui. Ehi, operazioni del cazzo, perché la verticalità mi sposta e prendo l'aria anziché prendere lui. Tra attaccarlo e tutto il resto. No, ci ho messo 2 minuti in più. Cioè, ripeto, non me ne frega niente nemmeno, Ma il fatto è che è la ragione per cui ci metto più tempo che mi fa rosicare. Perché è tipo la peggiore cosa. È letteralmente il gioco che gioca contro di te. Perché, raga, cioè, la Switch ha sono delle armi più precise ed eleganti che ci sia. Basta poco tempo. Ma già solamente l'Amped Elemental Discharge. Già il Zero Sum Discharge, scusatemi. Ha un hitbox che è tipo una nocciolina, cioè tipo è la punta della Switch Axe. Basta che il mostro sia il 0,1 centimetri sopra, non lo prendi. Ed è l'inferno. Quando ci stanno queste mappe verticali è l'inferno. Io non so il giorno in cui risolveranno sta cosa, perché è incredibile, raga. È incredibile, cioè sta cosa mi dà proprio un tilt che non avete idea. Ed è l'unica cosa che davvero mi tilta, by the way, cioè la verticalità. La verticalità non gestita, perché non è la verticalità in generale, è non la verticalità non gestita. Vabbè, rant finito. Sì, il Basarius era del tutto irrilevante in questa missione, hanno fatto tutti i gradini. Get stun, bla bla bla, web proof. Ted Talk, lol. Sì, gradini. La pala, l'arma antigradini. Mamma mia, ragazzi. Give it to me. Nel parcheggio dell'S Lunga. Oh no, tac. Sta dicendo abbastanza bene con lo spawn del Basarius, perché non è per niente scontato che spawni qua vicino. In generale, dico,
Yeah. Dovrei aver preso tutte le volte perché ho sentito le vibrazioni sul controller. Ti ringraziate evasione estesa comunque, boys. Ok. Gridi. Oh, eccolo là, il nemico numero uno. Mi prendo per forza. Però, vado qua, mi prendo pure, sì. Via, 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 via. Ah. Via, via, via. Ovviamente c'è il gradino, quindi l'animazione di get up è diversa. E chiaramente mi prende. Via, via, via. Ricordiamo la tech che la schivata all'indietro è più veloce. Ma vaffan. Bene. Cadi, va. No, non serve, sei morto. Ripete. You got wrecked, Basarius. Mazzami, comunque, ragazzi, sti Basarius li stiamo maciullando a velocità incredibili. Siamo 1:20 e abbiamo già fatto. Abbiamo già quasi finito il ciro. Tech, nel senso tecniche. Ci sono delle tecniche, delle combo avanzate o degli exploit, o delle meccaniche avanzate. Molte di queste sono nascoste. Per esempio quella della scheda dell'indietro che ho appena esposto è che te lo posso far rivedere rapidamente perché questa vale la pena anche mostrarla. Te la faccio vedere in sala di addestramento. Essenzialmente la schivata all'indietro della Charge Blade dopo un determinato attacco è più veloce rispetto al normale. Cioè è quello che vi faccio vedere. Vabbè. Da rapido. Ok. L'animazione di felicità, siamo tutti felicissimi, va bene. Utile. Faccio vedere. Allora, essenzialmente è questo qua. Allora, dopo aver eseguito questa mossa, noi potete premere cerchio una direzione per fare questa cosa qui. Ora, se premete cerchio questa di cosa qui e schivate indietro, potete cancellare praticamente in modo istantaneo. Vedete, invece se fate tipo questo e poi davanti, ci mettono un po' di più. Avete visto che lui aspetta di arrivare fino alla fine e poi schiva? Mentre se lo fate all'indietro, cancellate immediatamente. Vedete, guarda, ve li faccio rivedere. Se andate tipo a destra... Vedi che ci mette di più. Ha! E poi lo fa. Mentre uno. Cancellate subito. Questa qua è una piccolezza che però può effettivamente salvare del tempo.
Però, vabbè, ce ne stanno fin troppe. La prima è lo skip della carica. Lo skip cioè, tutte le cose che caricano, c'è lo skip, che è la cosa più importante. Cioè, la cosa che tipo masterarla ti smezza i tempi di caccia. Per l'arco, la cosa principale è caricare l'arco in qualsiasi modo. Puoi rilasciare l'arco uno o due frame prima che raggiunge il livello di carica successivo. E anziché spararti la frecciata del livello di carica precedente, ti spara la frecciata del livello carica successivo comunque. Ovviamente ti autocharge a un livello. Questa cosa qua è fondamentale, è strautile oltretutto. Alla, questa è nuova, no? Il coso, il pinzetto a quanto pare non toglie, ci spugna. Per esempio. Poi ci sono tutta una serie di tutti i cancel vari. Questo qua è per esempio una delle tech più famose anzi più famose in realtà, lo usano relativamente in pochi, ma questa cosa qua serve un gradino. Essenzialmente mentre precipitare da un gradino potete dare l'input con cerchio e vi fa l'attacco a mezz'aria. Mentre rimbalzare col falcione avete i frame, by the way. La ragione per cui combatterò questo Basarius strettamente a mezz'aria è che non rimbalzi a mezz'aria. Oh. Ah! Eccolo qua, vi faccio vedere. Questa cosa qua. Ho finito il coso. Ho finito il buff. Ecco perché. Ricordatevi quando giocate a mezz'aria col falcione, non fate l'errore che fanno il 90% dei giocatori. Non spammate, ragazzi. Cercate di mirare i punti che volete colpire. Non andate a caso. Tipo, vado a mezz'aria. Ok, voglio colpire il back. Voglio colpire la faccia. Cerco di indirizzare i miei colpi tali che prendono fame. E qua mi sono preso la codata proprio square and fair, in realtà. Ah, vabbè, qua. Ok, prendi porcaccio.
Easy. Le tecniche nascoste per il falcione, appunto, queste ve l'ho fatto vedere. Quella più che vi informo di più, che vi dico di più, è sempre: dopo la fine di una qualsiasi animazione, soprattutto se è un attacco pesante, usare un'azione del kinsetto, quindi lanciare il kinsetto e riprenderlo verso di sé, vi fa recuperare subito il controllo del vostro cacciatore. Quindi potete fare effettivamente meno animation commitment con tutti gli attacchi caricati. Non solo, se state utilizzando il lancio e la ripresa del kinsetto, chiaramente state anche danneggiando, quindi state nel loop del falcione. La seconda ve l'ho fatta vedere, che è quello lì che potete mettervi, cioè cadere da un gradino. Se fate gradino cerchio, partite subito in avanti, va bene anche con gradino X, funziona uguale. Quindi potete eseguire azioni a mezz'aria istantanee anche durante in caduta, anche se cadete da un millimetro, che può essere utile con determinate circostanze. Thank you. Ok. Allora, iniziamo però a pensare a qua. Vediamo un po' se riesco a... Abbiamo tipo una Bishaden? Sicuramente no. Pierce però, Bishaden no. Ok. Power 3, Izuki, Ratian, Bon. Tu Royal Ludrot. E allora, Royal Ludrot, che hai tu? Tu c'hai Water, sì. Voteremmo in fuoco rapido e Pirsu. Troppo scarsa. No, tengo questa. Due, i tre. Ice. Stavolta li porto. Che altro mi porto? Ma penso ci siamo. Cancel della Switch Axe. Avete, dopo che vi siete attaccati con un Zero Sum, potete premere immediatamente l'arte che vi fa fare l'attacco aereo. E il risultato è che appena esplodi, cancellate tutta l'animazione di recovery e vi lanciate direttamente sul mostro. È una roba che è abusabilissima e vi doppia il DPS letteralmente. Potete letteralmente farlo il cancel frame 1 se lo fate perfetto. Infatti vi consiglio di usare l'input buffer per fare quella roba lì, perché farlo al momento è inutile. Quindi mentre state spammando, appena arriva l'esplosione, anzi un po' prima che arriva l'esplosione, premete già L1, iniziate a fare L1 triangolo a ripetizione. Oh, stavolta ci ha detto male il Baserio. Da qua dovrei farci un po'. Ce ne sono tanti. Per esempio, se la Switch Axe è scarica, e se la Switch Axe è scarica, quindi dovete ricaricare la fiala, quello che potete fare è, durante un wire dash o una caduta, potete premere R2 o R1, se normalmente è R2 di solito, ma anche R1, ok? Ciò che accade... R1 se avete invertito i comandi. Ciò che accade è che... vi skippa tutta l'animazione della Switch Axe che viene messa di lato, fa direttamente click e la fiale sono ricaricate. Sto proprio impugnatissimo a studiare il Basarios. Oh, Uroctor, aspetta, questi li devo uccidere. No.
Criteri di video per le tag su YouTube sarebbe davvero molto informativa. Beh, sì. Guardate questa. Ah, sono stato preso da un mostro piccolo e mi ha annullato l'azione. Bene. Bene. Ok. Ma cambia direttamente area? Ok. Bene, boss. Come preferisce lei? Se vuole andare in quest'area del male, io di sicuro non glielo impedirò. Intanto faccio fuori questo Roctor perché sicuramente poi romperà le balle dopo. Inoltre mi serve per la missione. Sembra che qua c'è il geyser, o mi sbaglio? Guarda questo. Però me l'avrebbe segnato. Ovviamente il gradino, chiaramente, back it up again. Morto? Sì. Adios. Addio. Com'è a danni la LBG? Ma è messa molto bene, a dire la verità. Molto molto buona. Anche lei sì, è purtroppo come scala peggio rispetto all'HBG in endgame, ma è molto forte la LBG. Puoi fare mostri ai rank con tutti i 14 armi da capo? Assolutamente sì. Sì sì, farò da quando andrò in ai rank, farò tutti i mostri ai rank con tutte e 14 le armi. Anche quelli che ho già fatto in low rank.
Quindi rifaremo anche il Grandi Zuki 14 volte, rifaremo anche il Gran Buggy 14 volte. E continueremo la serie All 14 Weapons anche in high rank, assolutamente sì. Importantissimo. Controllare poi se ho... Lo ricontrollerò. Poi li metterò a moltiplicare gli scatterfish. Oh, mi sa che ho tutto. No, per ora non c'è il villaggio hive. Io penso che il villaggio hive verrà introdotto in Sunbreak. Chiaramente verrà speedrunnato praticamente il villaggio hive. Una volta che saremo qui in endgame, lo posso portare. Attacca L e perfetto, ce l'abbiamo. Allora, adesso che abbiamo fatto anche questi, ci scaldiamo anche un paio di gatti di cura. Grazie mille per il follow, Peppe. Anzi, MBPep92. Il villaggio sarà buono per riprendere la mano su Rise. Beh, per chi sicuramente non viene da tanto tempo, sì. Che non gioca da tanto tempo, sì. Allora, andiamo di healer type. Per healer type vogliamo tutto heal. In realtà è molto semplice quello che cerchiamo, con Medic Touch preferibilmente. I gatti bomba, oltretutto, io credo che saranno abbastanza definitivi. La cosa che purtroppo vorrei che capiste in questo caso è che... Purtroppo, a prescindere da tutto... Come si dice? Dovremo praticamente buttarli tutti i palico quando andremo in G-Rank. Perché sicuramente ci saranno combinazioni migliori di quelle che possiamo fare adesso. Dean, Pro Scammer, back at it again. Se ho bisogno di consigli, ti vado ad aiutarmi a fare qualche missione e cacciare insieme. Certo che sì. Adesso sto facendo il villaggio, ma ho già detto aprirò, farò sessioni multiplayer con tutti quanti, dove probabilmente a scegliere le armi sarete direttamente voi, almeno perché una volta che l'ho fatto con tutte e 14 le armi, questa cosa qui, chiaramente non vado a fare ogni missione del gioco con tutte e 14 le armi, sarebbe chiaramente follia. Perché non... Vabbè, non ho... Più che... Allora, mi piacerebbe, devo essere onesto, mi piacerebbe. Ovviamente a parte le missioni di raccolta e le rampage che davvero non contano un cazzo. Le rampage, ragazzi, non importa quale armi usate, assolutamente. Vabbè, per missione compiuta. Però mi piacerebbe. Allora, tutte le missioni in realtà mi piacerebbe. Non ho tempo, perché esce prima Rise, Sunbreak. E poi comunque il mese prossimo giocherò anche Elden Ring, quindi ovviamente avrò meno tempo per fare solo Monster Hunter. E spero che anche voi, insomma, vogliate acquistare Elden Ring e sarà bello, insomma, farci anche... La chiave sarebbe anche recuperare una PS5 entro il prossimo mese, ma per quello la vedo più... Mazza, prende fino a qua il Rogue, Basari. Se non l'avessero ridotto il raggio. E l'hanno ridotto, ma evidentemente l'hanno ridotto meno di quello che pensavo. LOL. La delay di box. Tre.
Moi. Il refresh il buff di attack up, onestamente, con un po' di tempo. Ho doggiato male. Ho doggiato in avanti, dovevo doggiare lateralmente. Io vado dietro e mi prendo un Renoplos, così posso bestemmiare la Madonna un po' meglio. Mi ha preso qua. No, si è spento adesso. Mannaccia al male. Non mi ha preso. La talpa Basarios, una nuova variante. Questa la te la doggio bene. Sì, mi dà l'opening. Ok, è morto. L'ho praticamente fatto fuori di esplosioni a questo Basarios. Il Basarios è fatto d'acciaio, ragazzi. D'acciaio inox indistruttibile. E potrò finalmente usare i miei 66k. 66k Puke Point. Pesante, ma lui su un gioco prom. Il tank del DS1 me lo hanno ammazzato. Lol. Non mi sono mai informato bene sulle Bogan. Quali sono i proiettili migliori? Allora, genericamente parlando, su mostri piccoli, i proiettili pallottola, quindi gli spread shot. Sui mostri medi, di dimensioni che sono più per lungo e hanno un solo punto molto debole e gli altri molto meno, i normal. Sui mostri molto lunghi, i pierce. Questo di base. Poi ovviamente in base applica le stesse cose sugli elementali, quindi mostri deboli a fuoco e a relativamente piccoli gli elementali normali, quelli grossi, un po' deboli comunque elementali perforanti e via dicendo. Oh, questo per la prima volta userò anche l'arco acqua, che questo arco qua mi sembra che è un arco pierce, che quindi vuol dire che assolutamente cancellerà il Basarios dall'esistenza, perché chiaramente il Basarios è stradebole a Alphierce. Non porta i power. Non so che altro arco. Che altre code importa questa? Dimmi tipo exhaust. Exhaust. Sì. E vabbè. Non penso posso migliorarlo. Però ci provo. Però no. Non ho altri archi acqua, non mi pare. Non che posso fare. Vediamo un po' se tra... No, ho solo il dodge bolt.
Ci sono anche le combinazioni tipo Pierce Ghiaccio, sì. Infatti io spero che in futuro questa cosa qua verrà, la applichino su tutti i tipi di proiettili, onestamente. Quindi che ci avremo anche gli spread per tutti i tipi, gli sharpener per tutti i tipi. I sharpener sono buoni contro mostri tipo il Diablos, perché hanno... Per inteso, immaginateli come degli spread con autotracciamento. Ok, allora, scarso. Ok, Healing Bubble di 2 che vorrei avere. Allora, 2, slot 2, o Vaso della Vitalità, oppure Power Drum, uno dei due. Probabilmente voglio avere... se gioco un gatto heal, probabilmente... non lo so. Probabilmente forse 1 e 1 me ne farò. Probabilmente me ne farò 1 e 1, perché comunque Vaso della Vitalità è molto comodo, però Power Drum è davvero forte, come abilità. Yeah, boy. Allora. Okay. Di burning. Le cose. Oh, non ho preso la... Non ho preso la missione. My bad. I proiettili di grappolo che utilità hanno? Non li ho mai capiti, non hanno... Non fanno danno. I proiettili di grappolo esplodono. Fanno una cifra di danni, ma devi fare delle build apposta. Però sono semplicemente proiettili da supporto che usi contro mostri fatti d'acciaio, tipo il Basarios, appunto. O i di anziani, cioè tipo su Kurkala, così. Devo uccidere Euroctor per sbloccarmi quel campo, ragazzi. Non è che ogni volta posso fare sta storia. Sbaglio sto dodge, posso resettare la missione, praticamente. Mi porta nell'oblio. Gli archi Pierce sono molto più forti su PC, perché grazie al frame rate migliore prende meglio i tick di danno. Non so se sapete sta cosa, che i Pierce sono meglio su PC praticamente sempre. In generale il fire rate delle Bogan, le Bogan sono più forti su PC. Avendo letteralmente il doppio degli input window, tutte le armi sono migliori col doppio dell'input window, però specialmente le Bogan e specialmente le Bogan che fanno Pierce. Le Bogan e anche l'arco, chiaramente. Ah, troppo presto. Grazie, Vroggy. Sta chiamando aria. Ok, grazie, Vroggy. Ok. Mi refresh attack up. Adesso lui uscirà e io intanto sono già carico.
fatto flinch. Metto una posizione migliore, poi... Ma! L'exhaust ha fatto effetto. Ok, ecco, è catturabile. Tolto nell'oblio eterno dell'oblio eterno. Adios. Easy. Vedete, adesso 2 secondi via. Eh sì, con l'arco gli rompi tutto. Gli rompi la testa, il corpo, la coda, tutto gli rompi. A Basarios, guarda, poi oltretutto è davvero difficile spaccargli le parti, sennò... La piastra, oltre a spaccare tutto, è meglio la cattura? Sì. Sì, assolutamente sì. Boys... speedrun, abbiamo già fatto, raga. Abbiamo fatto già il basario. Sì, mi aspettavo che in realtà sarebbe durato un pelo in più. È fatto. Facciamo qualche missione bonus. Una rampage. Non lo so. Vi faccio votare. Allora, scrivete in chat. Per 3 che fuori. Sì, shock tripper. Questo qua è uno, quindi vediamo un po' se c'ha medic touch. Sì, tu sei uno. Perfetto, c'ha earplug e medic touch. Vai. Andiamo ad allenarlo. Potere scegliere. Gli eventi. Allora, gli eventi mi sembra che alcuni l'ho già fatti. Vediamo un attimo. Allora, quelli di Sonic l'ho fatto. Quello delle skin le ho fatti. Però... caso è apparso il pop-up di... è apparso il pop-up. Possiamo fare o la missione del villaggio che è Arzuros più Arzuros più Tetranadon, mi pare. Oppure possiamo fare tipo una cosa della hub. Vediamo un attimo. Per bonus intendo. Cioè, o facciamo questa, Third Wheel, ok, che è Arzuros più nel Arzuros più Tetranadon in arena. Oppure possiamo fare una di queste qua. O facciamo il Basarios pure qua. Però queste infatti me le posso giocare pure in solo, capito?
Riuso l'arco per ridevastare anche il Baseroth della Gathering Hub. No, aspetta, di eventi low... Eventi high, no, eventi low rank. Ok, questo ancora tecnicamente non posso farlo. Posso fare questo evento. Ok, la scelta sta a voi. Una Rampage, Arzuros più... ma cioè, posso fare il sondaggio direttamente? Posso fare il sondaggio? Cazzo, da mobile non posso gestire. L'evento dei tacchini. Quella Lisa! Ma se mi hai redato non mi è arrivata alcuna notifica. Sad, aspetta, fammi vedere se funziona. Bot. Vai di vedere con altro spread fisico. Azzi, sono maestro! I tacchini? I tre tacchini, cazzo, i tre tacchini, ragazzi. Ok, assumendo che facciamo i tre tacchini. Healing Touch migliora tutte le cure e si ricoverano prima. Ah, solo aspettatrice, ok, bella Lisa. Noi ci vediamo martedì, ragazzi, con Lisa facciamo una live su Generations Ultimate. Quelle frammentazioni spero che si chiamano... Ah, i cosi, gli Sharpnel Shot, intendi. Quelli lì sono come gli spread ma a tracciamento. Fanno meno danno, sì, in generale, Aziz. Tipo contro il Diablos è molto forte. Quella roba lì. Contro il Diablos, contro... onestamente anche contro tipo il Basarios sono buoni. Perché tracciano immediatamente determinati punti deboli. Quindi su quelli così lì sono forti. Ah, intendi io i nomi in italiano non li so proprio. Se intendi i proiettili che esplodono, esplodono e basta. Quelli là si esplodono e fanno danno da KO in testa. Kragshot, forse quelli là intendi. Kragshot esplodono, fanno danno in testa. Cioè fanno danno puro e poi se sono sulla testa sono KO. I sticky shot. O i Kragshot. Rag Cluster. Per loro hanno nomi 4000 volte. Dai, facciamo l'evento. Allora. Preso? Ok. Ah, intendevo gli Sharpen. Ok, allora va bene. Con che arma lo vogliamo... Con che arma le andiamo a fare i tacchini, ragazzi? Quale arma volete rivedere? Una di qualsiasi 14 armi. Fate così. Ok, ragazzi, è il momento. Avete... Aspetta. È il momento, ragazzi, di quelle challenge che durano un minuto e vi fanno spendere il vostro patrimonio di punti Pukei. Allora, ragazzi, 103 viewer. Sto per far partire un sondaggio con 5 armi scelte tra le prossime che scriverete voi in questa chat. Ok, quindi avete già scritto CB, Corno, Switch X, avete altre due armi potenziali che potrebbero entrare in pool. Ok. Dopodiché farò partire un sondaggio dove potrete spendere anche i vostri Pukei Point per far salire la vostra arma in classifica. Ok. Confa, certo che sì. Ok, abbiamo l'arco come quarta arma, ne manca solo una, ragazzi. Switch X, ok, Charge Blade, Corno, Switch X, arco, ok, no, ne manca una quinta. Per entrare nel sondaggio, poi ragazzi, si parte. E martello, ok, a posto. The Weapon, lo chiamiamo questo sondaggio. Consenti voti aggiuntivi? Sì. Costo per Pukei Point? Un punto Pukei Point. Durata un minuto, ragazzi, potete scegliere tra, quindi... Corno, arco, Switch Axe. Ok, che scriverò solamente Switch. Corno, arco, Switch, Hammer. E qual era quell'altra che è uscita per prima? Charge Blade. Ok, Charge Blade. Allora, ragazzi, potete
Non solo votare, ma per ogni Puquet point speso potete aggiungere un voto. Quindi, ragazzi, qua siete pronti a spaccare il vostro computer. Perché, guarda, l'ultima volta che è successa questa cosa è successo il delirio più totale. Corno, arco, switch, ragazzi, sto per farlo partire. Tenetevi pronti. 3, 2, 1. Un minuto, ragazzi. Si va. Vediamo un po'. Commentari live di Spec Shadow Hunter sul voto. È partito il sondaggio. Si sta caricando. Sta per partire. Eccolo qui. È partito, ragazzi. Visualizziamoli. È partito. È partito il sondaggio, ragazzi. Vediamo un po'. La lag del computer. Corno, attenzione. Switchax è in testa con 29 voti. Seguito da Chargeblade con 56. Chargeblade rimonta. Chargeblade sta super rimontando. 79-80. Cazzo, la Switchax, ragazzi. Gli altri stanno andando un pochino indietro. Attenzione, qua è una battaglia finale tra Switchax e Chargeblade. Chargeblade che vola a 100, over 100 punti. 115, 116, ragazzi. Se la sta ribattendo. Ma ecco l'Hammer che di dietro sta iniziando a recuperare voti. Certo, attenzione, lo Switchax fa il sorpassone. Passa da 150, supera, bypassa. Sta per arrivare a 300, ragazzi. Sembrate che utilizzate i bot. 300 per lo Switchax, ragazzi. Ma che è il clicking speed? Ci sarà qualche persona che con il clicking speed è totalmente in zero. Mancano pochi secondi. Lo Switchax sembra stare in testa. Sta arrivando a 500. 524 voti. Ragazzi, la Switchax che fa il rimontone e schiaccia tutte le altre armi, ragazzi. Senza senso. Senza senso. 524. Inoltre, rip alle vostre mani. Immagino che hanno rotto la tastiera, avete rotto qualsiasi cosa per raggiungere questo risultato. Quindi rip per voi, by the way. Però, l'arma che è stata scelta ne valsa la pena. La tastiera, la maledizione. La tastiere, le vostre tastiere sono valse la Switchax. E ovviamente andremo con la Switchax di Arzuros, che è l'unica vera Switchax. E andremo a mettere chiaramente il Soaring Mover Blade. Perfetto. Chiuda un bot la prossima volta. LOL. Ha il topo sfondato. È speso 150 in mazza, sommo maestro, con 153 voti in un minuto. Zero regole. Letteralmente zero regole, ragazzi. Dovremmo farlo tutte le volte per ogni arma. Anziché fare le 14 armi in ordine, vi dovrei far scegliere a voi l'ordine facendo la spam dei punti. Che ne dite, ragazzi? Secondo voi è una buona idea? Sacrificare i vostri mouse ogni volta? Aspetta. Tutti e tre insieme, chiaramente. Iniziamo da... No, tutti insieme. Sono di solito da Grid Bug, va. Può essere già catturato, lol. Ovviamente istant avvelenamento, è chiaro. Intended. Calcolato perfettamente.
Poi. No! Aiuto, Balboa! Ho ucciso il Great Buggy di... Il Gran Buggy di Collateral Damage mentre attaccavo il Grand Izugi. Ah, è morto anche il Great Izugi. Fine. Però Novanderino è l'oblio eterno, essenzialmente. Non importa che sono multiplayer questi cosi. La Switch Axe è troppo potente. E vedete, borderline broken la Switch Axe in questo... Questa Switch Axe specialmente, in questo rango. È totalmente insensata. Per i mostri più piccolini ma veloci, magari... Last one is Kuluyaku. Bella man. Verso il target. Ah sì, l'hit box del salto del Kuluyaku. Grande quanto il Kuluyaku. Dai. Oh! E che cazzo sono sti hitbox del salto, però? Non importa che sono... Ah, è che è pronto per la cattura. LOL, il gatto ha detto no, anche se è pronto per la cattura lo uccido. Fine. Un pollo! Mamma mia. Quello Yaku però ha il wifi, eh. Davvero il wifi. Ma so anche perché gli hanno fatto le hitbox così grandi, perché altrimenti non te prenderebbe davvero mai. Però... Avrebbero potuto mettere tipo un VFX per far vedere meglio la OE dell'attacco, eh. Se no sembra davvero che te prende con l'aria. Tu, ma che cazzo?
Chucks overpowered in early game. Totalmente rotta. Emotional damage! Esatto. Oh, ho vinto degli sticker. Wow. Fantastic. Allora ragazzi, adesso noi dobbiamo andare, perché adesso abbiamo una task importantissima. Ragazzi, devo chiedere il vostro aiuto per una missione importante. Questa missione si chiama il raid gigante a Public, che dovrebbe essere ancora live. Sta per arrivare al finale di Dark Souls 3. Dark Souls 3. Adesso sto vedendo anche, vediamo un po' che sta facendo in questo. Andiamo a lurcare. Ah, è arrivata, ragazzi. Deve fare il Drip Knight. Ragazzi, adesso che deve fare il Drip Knight. Lei non lo sa che io so. Lei non lo sa che io so, ragazzi. Quindi vi dovete conferire il vostro potere per questo raid. E noi ci vediamo entro il più breve tempo possibile alla prossima live. Spero domani, appunto, che ci abbiamo ancora svariate cose da fare comunque qua su Monster Hunter Rise. Con questa challenge in realtà dubito che avremo un giorno nel quale non avremo cose da fare, a dire la verità, perché chiaramente per fare qualsiasi cosa ci si mette dalle 2 alle 3 eternità. È un mostro alive praticamente, stiamo facendo due mostri al weekend alive. Quindi ragazzi, fornitemi il vostro potere, mani al cielo, abbiamo fatto un mousse di lol in high rank, contando che sono un nuovo player, quanto dovrei metterci a fare una caccia in solo? Ma se sei un nuovo, i primi mostri probabilmente una decina di minuti, i mostri che arrivano dopo tra i 15 e i 20 minuti. Gli Elder Dragon non mi sorprenderei se ci mettessi anche mezz'ora. Non dovresti, cioè, vai tranquillo che sono numeri normali, ok? Quindi ragazzi, mani al cielo, datemi la vostra forza, andiamo a fare questo raid. Noi spero, ragazzi, che ci becchiamo tutti quanti entro il più breve tempo possibile. E niente, nel frattempo lavorerò sia alle guide per il sito, sia a tante altre cose. Gatti, eccetera. Bella ragazzi, noi ci vediamo e si va.